ciao a tutte le persone collegate in diretta, noi siamo quelle di Caine, forse siamo proprio le Caine e siamo felicissime di questo premio. Grazie alla giuria, grazie agli organizzatori di questo bellissimo festival, grazie per aver ascoltato e condiviso le storie delle ragazze di Pozzuoli e di Forni, delle ragazze detenute di cui abbiamo provato a condividere il vissuto, abbiamo mischiato il dentro e il fuori, diciamo così. Io sono una giornalista e con l'occhio della giornalista ho fatto questo documentario. C'è la strada, c'è la zona grigia di certi quartieri, ci sono, c'è l'ineluttabilità di certi destini, c'è la discesa agli inferi, la resurrezione, ci sono tutte le storie che bene o male incrociamo sulle nostre strade e che qualche volta finiscono in posti come Forni e Pozzuoli, che sono luoghi di detenzione, dove si espia una pena, dove finiscono le persone che sbagliano. Abbiamo provato a raccontare senza alibi e da un punto di vista della realtà, perché non si poteva fare diversamente, non c'è stato mai nessun canovaccio, non c'è stato mai nessuna linea guida, ma abbiamo provato a vedere cosa succedeva accendendo le telecamere, provando a sollecitare le ragazze, cercando di entrare nel loro mondo. Siamo in tre, come potete vedere, e questo perché Caine è un lavoro che non poteva essere realizzato senza Assia Fiorillo e Simona Petricciolo, perché non era un lavoro facile. Ci sono stati tanti momenti di difficoltà, ma ci sono stati anche tanti momenti straordinari, ci siamo molto arricchite umanamente, ma bisognava entrare in confidenza con queste persone. E mentre per me forse era più facile, perché per esempio a certi arresti io c'ero, per loro insomma non era così scontato. Assia Fiorillo è una cantautrice straordinaria, emozionante, secondo me una delle più brave del nostro panorama nazionale, e lei con grandissima umiltà si è messa alla pari delle ragazze, ha cercato di creare un feeling e insieme a loro ha scritto delle canzoni, e Caine è anche il racconto di questo modo di esprimersi. Simona Petricciolo invece è il mio braccio destro, a volte sono io il suo braccio destro, nel senso che lavoriamo spesso insieme e quindi ci aiutiamo tantissimo a seconda delle idee che ci vengono. Questa era una mia fissazione da un po' di tempo, e per fortuna Simona e Assia mi hanno detto di sì e siamo riusciti a portare a casa questo documentario. Io vorrei che dicessero anche loro qualcosa. Assia. Ok, comincio io. Intanto ci tengo a dire che non avrei potuto pensare a un regalo migliore per oggi che il mio compleanno, per cui festeggio in un modo speciale. Così. Tanti auguri a te, tanti auguri. Vabbè. Ci tengo a ringraziare gli organizzatori del premio, ci tengo a ringraziare Simona, ci tengo a ringraziare tanto Amalia, che un po' in qualche modo ha fatto un atto di fede coinvolgendomi come cantautrice in questo percorso, perché se da una parte c'erano le storie importanti e pesanti, il passato di queste donne, dall'altro c'era un percorso che non esisteva ancora, appunto come diceva lei era un canovaccio, in parte era scritto, in parte non sapevamo che cosa sarebbe accaduto, per cui la nascita proprio delle canzoni, e in particolare di Io sono la canzone che chiude il documentario, insomma è stato un po' un esperimento che non sapevamo come sarebbe andato, per cui ricevere un premio così importante sicuramente è una cosa che mi rende molto orgogliosa, per cui grazie mille.
Simona, felicissima di parlare come sempre. No, Non è io vero, di poche parole, però dai. ci tengo a ringraziare per questo premio, ci tengo a ringraziare Amalia per avermi coinvolto in questo lavoro, Assia perché comunque diciamo al montaggio di questo documentario mi ha fatto compagnia con la voce e con questa canzone. E niente, semplicemente questo, è stato veramente molto bello partecipare, a tratti difficili, a tratti pesanti, però comunque sono veramente contenta. Grazie. E niente, avete capito che è un lavoro corale, quindi non vediamo l'ora di ricevere questo premio, non per metterlo in bacheca, ma per portarlo alle ragazze e far vedere che le loro storie sono state capite e apprezzate. E a volte anche un piccolo gesto come quello di condividere un riconoscimento come questo può essere anche un po' un sollievo, no? Per chi non ha la libertà, per chi non ha le persone care vicine, soprattutto in questo periodo così complicato per tutti, a maggior ragione per loro. Niente, quindi vi ringraziamo ancora, grazie anche per la pazienza con cui ci avete ascoltate stasera. Speriamo che Caine faccia ancora un po' di strada, ma semplicemente perché tutti noi poi possiamo condividere l'esperienza, il dolore e anche speriamo la resurrezione di qualcuna di loro. Ciao a tutti! Ciao!